Siamo con Robert Princic, presidente del Consorzio Collio. In una recente statistica di Nomisma, il Friuli Venezia Giulia è la quinta regione più gradita dagli italiani per l'enoturismo. Ecco, il Collio è al centro, può essere al centro di questo progetto. Beh, sicuramente il Friuli Venezia Giulia ha un grande fascino, sicuramente la collina friulana, il Collio in particolare, ha questo suo fascino, questo suo essere unico, letteralmente, per tutta una serie di motivi, legati chiaramente alla qualità del prodotto, ma legati anche al paesaggio. Il Collio è caratterizzato infatti sì da vigneto, ma da territori molto ricchi anche di verde, quindi di che si basa comunque su dei concetti di sostenibilità oltretutto. Quindi l'ambiente in primis, il territorio e questo innesto, diciamo, fra viticoltura e agricoltura in senso generale. Poi c'è la questione dell'export verso la Cina, è un mercato che può essere aggredibile dal vino friulano? È un mercato tutto da scoprire, è sicuramente un mercato nuovo che va letteralmente formato, chiaramente sta a noi ma sta anche alle istituzioni impostare una politica seria per riuscire proprio a formare i consumatori, raccontargli il vino, i vini friulani, spiegargli per quale motivo i nostri vini hanno una marcia in più rispetto ad altri. Noi siamo con Adriano Gigante, presidente delle DOC del Friuli Venezia Giulia, al quale chiediamo le prospettive dell'export dei vini friulani verso la Cina, questo nuovo mercato così importante. Diciamo che in questi giorni abbiamo parlato molto di Cina, ma credo che già nell'ultimo anno si sono fatte varie missioni in Cina da parte, diciamo, sia dei consorzi dove c'è l'alta vocazione, Consorzio Collio, quello orientale, che hanno fatto proprio degli eventi particolari lì, altre missioni fatte dalla regione, e negli ultimi giorni è un po' esplosa questa faccenda legata al fatto del porto di Trieste, dove sono intervenuti anche proprio degli importatori diretti. E ho parlato poco tempo fa anche col presidente della regione, dove dice che c'è un forte interesse da parte di grossi, di grandi grossisti cinesi, del pensiero di importare dei vini friulani. Tutte cose che chiaramente nei prossimi tempi andranno sviscerate e speriamo che possa dare, che possa sia uno sbocco ulteriore, diciamo, di quello che è la produzione Friuli Venezia Giulia, che dobbiamo dire negli ultimi anni tra l'altro cresciuta, che siamo passati dai 20 ai 25-26 mila ettari, per cui abbiamo anche dello spazio per poter accontentare anche mercati di questo tipo. Ecco, in ogni modo qui a Vinitaly c'è una delegazione record, segno che il settore è molto vitale e molto importante. Ma io ribadisco quello che ho detto anche prima, il concetto di base, io sono convinto che quello dobbiamo muoverci più fortemente assieme possibile, in tutte le zone mondiali. Perché andare da soli non funziona, bisogna creare dei numeri di modo che si fa crescere quello che è l'immagine del Friuli Venezia Giulia. Quando noi riusciamo a farla crescere, come la facciamo a crescere? Andando in gruppi numerosi, perché essendo numerosi riusciamo anche a portare i personaggi importanti di ogni territorio in cui andiamo. Se va negli Stati Uniti, riesce a portare i giornalisti giusti, se si va da soli questo non succede. Per cui quello che io auspico è che sempre di più si vada a credere nelle situazioni regionali, in questi sistemi che possono far crescere l'immagine friulana. Se cresce l'immagine friulana è molto più facile vendere in giro per il mondo.